Ciao a tutti, oggi in nuova ricetta vi facciamo vedere questo rotolo di spinaci. All'interno appunto c'è la farcitura di spinaci e fuori è un rotolo semplicissimo di uova e ricotta, molto molto facile però proprio d'effetto. Vi faccio subito vedere come si fa. Per prima cosa andiamo a rompere le nostre uova nella ciotola. Vado ad aggiungere subito una presa di sale. E per profumare un pochino di aglio in polvere e un po' di erbe aromatiche miste, però ovviamente mettete quello che vi piace di più, ad esempio del peperoncino o altre spezie, altre erbe aromatiche, un po' a seconda dei vostri gusti. Adesso con una frusta andiamo a impastare bene e aggiungiamo anche la ricotta. Non ci rimane a questo punto che versare l'impasto in una teglia che io ho ricoperto di carta forno. Lo spalmiamo delicatamente. Inforniamo quindi a 180 gradi. La base del nostro rotolo ha cotto in forno 15 minuti esatti. L'abbiamo tolto dal forno, adesso lo lasciamo intiepidire qualche minuto, intanto possiamo pensare al ripieno. Ho cotto qualche minuto mezzo chilo di spinaci, poi l'ho tolti dall'acqua, strizzati bene e spezzettati. A questo punto li vado a condire con un pochino di sale e un pochino di olio. Anche in questo caso potete mettere gli aromi che preferite. Io farò una cosa abbastanza semplice solo con olio e sale, però se volete aggiungere erbe aromatiche, spezie, potete farlo. Vado a mettere alla base le fettine di formaggio. Ci stanno benissimo i formaggi affumicati. Adesso andiamo a mettere sopra gli spinaci e li spalmiamo in uno stratino abbastanza sottile. E adesso possiamo arrotolare. Lo avvolgo nella pellicola e lo lascio riposare un'oretta circa prima di tagliarlo a fette. Se volete il rotolo lo potete lasciare in frigorifero a riposare anche tutto quanto il giorno, quindi lo potete fare il giorno prima e poi ripassare in forno il giorno dopo. Dopo averlo fatto riposare in frigo nella pellicola in modo da mantenere bene la forma, e guardate che carine le nostre fette, al momento di servirlo vi consiglio di metterlo qualche minuto al forno, anche soltanto col grill, per far sciogliere il formaggio. Andiamo! Ecco il nostro rotolo di spinaci tagliato a fettine, sono delle girelle bellissime, perfette se avete degli ospiti, quindi da servire in buffet, aperitivi, anche come antipasto, e sono soprattutto, come avete visto, facilissime da fare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel mi piace, se vi va lasciateci un commento e come sempre se rifate qualche nostra ricetta mi raccomando taggateci, ne siamo attive soprattutto su Facebook ed Instagram, quindi ricordate a mettere il tag così potremo vedere la vostra foto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!